Innanzitutto perché ricorre il 50° anniversario, è vero, della morte di Bronzino, un amico che voi conoscete. E la testimonianza sua è di riflesso attraverso la mano. Poi un po' alla volta ho vinto la paura e ci sono andato. Sono uscito quasi sconvolto dall'esperienza di entrare con questo timore di incontrare una persona provata da un dolore fisico molto grave. Io ho dato molto spazio nel libro, ma si potrebbe fare un'intera serata a parlare dei rapporti, ecco, tra queste due donne che sono stati veramente profondi, anche perché la mamma di Antonio era di un'alta spiritualità e quindi non solo curava Maria, ma la sintonia religiosa a livello o ad un grado molto superiore con Maria, a livello della esemplarità visibile e perciò eloquente dell'operante presenza di Dio in noi. I desideri, tanti progetti da realizzare. La cosa più importante era la famiglia. Mia madre dice, anche oggi voi siete una famiglia, anche se siete in due. Per me famiglia era completarla e ampliarla. E purtroppo ho dovuto rinunciare a questo. Non ha avuto un minimo di sofferenza da qualche parte, o morale, o spirituale, o fisica, o altro. Allora dobbiamo essere realisti, perché il realismo nella vita aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo a guardare avanti senza nascondere il presente. Illuminata dalla fede, guidata e sorretta, ha saputo testimoniare nella gioia la necessità e la bellezza della sofferenza.